Ok, siamo partiti direzione Parma, stiamo andando da Alberto De Luigi. E Alberto è ovviamente il ragazzo che ha fatto quell'articolo super dettagliato sul caso Mintlayer. Se alcuni di voi non sapessero cosa sia Mintlayer, Mintlayer doveva essere, perché appunto non si è mai, diciamo, concretizzato, nonostante alcuni sviluppi siano stati fatti, non è mai stato concretizzato il prodotto finito, diciamo. Doveva essere una sidechain di Bitcoin sul quale transare e poter coniare nuovi token, diciamo, per farla proprio semplicissima. Cos'è successo? L'articolo, per chi non l'ha letto, vi faccio un riassunto in voiceover, perché Ok, andiamo con ordine e ripercorriamo una delle storie più incredibili o surreali che io abbia mai sentito. Estate 2020 si incontrano diverse persone, tra cui Enrico Rubboli e Alberto De Luigi, per dare origine a un progetto chiamato Mintlayer. L'obiettivo, in breve, era costruire una sidechain di Bitcoin sulla quale era possibile coniare nuovi token e scambiare nuovi asset, appoggiandosi proprio sulla blockchain di Bitcoin. Per il momento i founder decidono che era sufficiente sfruttare l'unico veicolo societario al momento disponibile e pronto all'uso, ovvero la società RBB con socio unico Enrico Rubboli. Già all'inizio del 2022 ci sono i primi attriti, infatti Rubboli si rifiuta di trasferire i fondi provenienti dalla raccolta fondi appena conclusa in un wallet multisignature condiviso tra i fondatori. Di lì a poco si scoprirà anche che Rubboli ha già speso parte dei 5,2 milioni raccolti poco prima. Infatti, in agosto Rubboli costituisce una nuova società, AGI SRL, ovviamente rimarrà una società scatola vuota, a cui trasferisce però subito 955.450 euro, con i quali ovviamente si compra un'umilissima casa a San Marino, nella quale sposta la residenza, e un piccolissimo Porsche Panamera con un motore 3000 di cilindrata e 26 cavalli. Nel bilancio è anche possibile vedere come RBB ha spostato oltre 1 milione verso HTLC, una società con sede a Dubai, del quale Rubboli è socio assieme a Luca Viviani. Questa società, a detta di Rubboli, doveva essere la società che si sarebbe occupata di pagare tutti coloro che avrebbero attivamente lavorato allo sviluppo del progetto Mintlayer. A causa però della scarsa trasparenza di queste società è difficile dire dove siano andati effettivamente i soldi. Infine, sposta su Kraken 1.357.690 euro, rispettivamente in USDC, USDT ed Ethereum. Il rimanente dei 5,2 milioni raccolti finisce in Bank Frink. Rubboli poi schiva come un ninja ogni richiesta di trasparenza e anzi arriva al punto di buttare fuori Alberto da tutti i canali Telegram e i gruppi con cui gestiva attivamente Mintlayer. Qualche tempo dopo Alberto vedrà Rubboli affiancato dall'avvocato Mazzanti, con il quale aveva parlato fino a quel momento per cercare una mediazione con Rubboli. E anzi, dopo le continue richieste di Alberto di riuscire a vedere qualche spostamento dei conti di RBB, l'avvocato Mazzanti si tirerà indietro e dirà pubblicamente di non essere mai stato formalmente l'avvocato di Rubboli. Entrerà infatti in gioco da lì a poco un altro avvocato sammarinese. Comincia a crollare tutto. Calano i membri dei gruppi Telegram, calano gli interessati al progetto. Infatti era da tanto tempo che ormai non veniva rilasciato qualche nuovo aggiornamento, qualche novità, perché ovviamente Rubboli teneva tutto completamente fermo. Si fa avanti uno degli investitori che chiede direttamente a Rubboli spiegazioni sull'accaduto. Rubboli a quest'ultimo ammetterà di aver speso alcuni soldi per la casa e l'auto, ma dirà che lo ha fatto per sgravi fiscali. A questo punto l'investitore richiede istantaneamente che gli fosse restituito tutto il capitale investito nel progetto, in quanto voleva tirarsi fuori e non voleva più saperne. È proprio colui che aveva chiesto informazioni direttamente a Rubboli che comincia a spronare altri a fare lo stesso e a intimare a RBB di restituire tutti i fondi investiti. Rubboli, messo alle strette per cercare di riparare in qualche modo alla situazione, indice una call, dove però succede
questo. You get the token order 900. In addition, right? In addition to that, I put 900k in bit, let's say Bitcoin, okay? Let's say okay. that we get to the TG, and instead of 900k, we have 1 million and a 1.8 million. You will get an additional 900k. That is the gain. If Bitcoin okay. goes to 400, you get nothing, and we keep the loss. So the 500k okay. is on my side. Okay. So you have nothing to lose, basically. But I want you okay. to be on my side, and I want you to be publicly on my side. Because we need to, you know, destroy this bullshit that is moving on. Okay, listen, I need to speak to my wife. Esatto, avete sentito bene, Ruboli offre 900k a questo investitore e in cambio lui dovrà essere dalla parte di Ruboli nell'ormai sempre più palese e pubblico conflitto con Alberto De Luigi. La richiesta ovviamente viene declinata e assieme a tanti altri membri del team Mintlayer si cerca in un'unica disperata lettera di far ragionare Ruboli, di restituire il capitale e andare avanti col progetto, salvare quello che si può salvare. Ruboli tuttavia è ormai fuori di testa e accecato probabilmente dalla cupidigia. Infatti pubblica un articolo su Mintlayer in cui spiega il perché una società a socio unico, cioè la RBB, è molto più decentralizzata e sicura di una foundation in cui ci sono tanti soci ugualmente responsabili. Adesso poi trarrete voi le conclusioni da queste affermazioni completamente sconclusionate. Ruboli è chiaramente fuori controllo. Infatti, prontamente Ruboli caccia ogni firmatario della lettera che provava a riconciliare la situazione. Una delle persone chiave che aveva contribuito a portare gran parte dei fondi dentro Mintlayer scriverà queste parole nella chat del team e subito dopo, in copia, la stessa identica frase, le stesse identiche parole agli investitori. In poco tempo molti investitori chiederanno a Ruboli un risarcimento per un totale di 10 milioni. Ruboli scriverà successivamente diversi statement in cui vuole riportare fiducia nel progetto e riavvicinare molte persone che si erano allontanate. Tuttavia, non può far altro che firmare il tutto come Mintlayer Team, non avendo trovato nessuno che voglia firmarsi col proprio nome e cognome. Lo stesso Ruboli ancora una volta convoca tutti gli investitori in una call, dove promette trasparenza sui soldi spesi, un multifirma con cui gestire i fondi e infine un audit da un ente terzo che certifichi tutte le spese. Promesse ovviamente mai mantenute. Se pensavate che già questo fosse veramente troppo surreale, non avete ancora sentito tutto. Per esempio, Ruboli si è sempre spacciato come il padre del matching engine di Bitfinex, mentre invece lo stesso Paolo Arduino con questo tweet fa un po' di chiarezza, diciamo. Il buon RBB a questo punto lancia una vera e propria campagna diffamatoria. Qui possiamo vedere diversi articoli fatti da diverse testate giornalistiche, anche se più o meno sono sempre le stesse, in cui si cerca in tutti i modi di dipingere la RBB come vittima di una campagna diffamatoria invece fatta da Alberto e un'altra persona. Quindi stiamo proprio rasentando il ridicolo, secondo me. Ruboli continuerà a mettere in cattiva luce, cercherà di mettere in cattiva luce con investitori e futuri investitori Alberto e un'altra persona chiave del progetto Mintlayer, dicendo che anzi sono stati loro a rubare il know-how di Mintlayer e per portarlo altrove. Infatti quando loro cominceranno a creare una nuova società a sequenza per riprendere il progetto che avevano in mente e portarlo a termine, portarlo alla luce, questo vedrà come proprietà, come furto di proprietà intellettuale, il fatto che un'altra società voglia fare le cose che voleva fare Mintlayer, quindi che lui aveva inventato. Quindi assolutamente, completamente surreale. L'odissea di Alberto non è ancora finita, quindi lui sta ancora cercando di fare chiarezza sul caso Mintlayer, su Sequenzia, sta ancora combattendo, tra virgolette, con Ruboli, quindi questo video non avrà una fine, non avrà un lieto fine. Certo è che con Sequenzia lui vuole portare avanti qualcosa di nuovo. I was born for the war, I was born for the battle. Battle. Let the cannons ring and the
Durante la giornata ho capito e scoperto che Alberto è una persona con le idee piuttosto chiare. La sua entrata in Bitcoin, tuttavia, mi ha sorpreso e non è tra le più comuni. Finita l'intervista, mi ha persino portato a fare un tour di Parma in bici. Nonostante, a detta sua, non la viva molto, è molto affezionato alla città, pur non essendo cresciuto lì. Mi ha portato a visitare il Palazzo del Governatore, in Piazza Garibaldi. Per poi passare al Duomo di Parma, la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Siamo poi andati verso la Pilotta, Piazza della Pilotta. Ma gli alleati, mentre venivano a nord durante la Seconda Guerra Mondiale, questa, siccome è grossa ed è accanto, abbastanza vicino a 200 metri dalla stazione, ma era più grossa, hanno pensato che fosse questa la stazione. Non posso non chiedere ad Alberto come sia la comunità Bitcoin a Parma. Invece qui a Parma, cioè di Bitcoin, non so, c'è qualche meetup o gruppi che si trovano? Allora, che io sappia no, anche se non vivo così tanto la città da potertelo dire, pur vivendo qua da tanti anni. C'era un bel negozio gestito da due ragazzi dove vedevano anche libri, facevano iniziative educative, eccetera. Adesso credo che non, o meglio, non c'è più, dove c'era allora, a meno che non si siano trasferiti, non li ho più visti. C'è un ATM però, un bel ATM Bitcoin, l'ho provato anche, bello. Funziona. Funziona, sì, funziona molto bene. E poi vabbè, ci sono io. Dopo aver salutato gli abitanti del Parco Ducale di Parma, era ora anche per me di tornare a casa. Non so ancora se Sequenzia come progetto mi piace, perché sicuramente, non lo so, ha delle idee veramente molto buone, però è il condimento che non mi convince, non lo so, ci devo riflettere. Sicuramente è interessante, Continuo in voiceover, visto che l'audio in macchina è decisamente da migliorare. Per questo video era tutto, se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!